Perché un antropologo si interroga sulle scelte amorose? Ma perché è una delle zone oscure della società, perché non ci sono dei rituali dell'abbandono nella nostra società. Quindi ognuno se deve inventare, e allora alcuni sono bravi, altri sono crudeli, nell'insieme quello che succede è che la gente non sa come fare, perché non ci sono regole condivise. Quindi è per un antropologo interessante, perché è una zona appunto tutta, diciamo, non colonizzata, una zona dove la gente rivela la propria essere selvaggio. Cioè, è un libro che un po' si rifiuta di dare dei giudizi, è un libro che non dice che c'è l'amore liquido oppure che non ci sappiamo amare, perché secondo me il punto è che intanto come antropologo quello che mi interessa è quello che la gente è, non quello che dovrebbe essere. E poi soprattutto perché secondo me c'è pochissima comprensione oggi per le reali storie d'amore delle persone, per cui siamo in una situazione in cui la gente fa un sacco di fatica a stare insieme, a volersi bene, e bisogna esplorare questa zona, cioè perché è difficile, che significa, perché siamo così soli in questi processi. Quindi è un po' questo, e quindi a me non mi interessava affatto dare giudizi generali sul decadimento della società, che io non considero decaduta da questo punto di vista. Sono appunto la retorica del perdono, e contrariamente appunto a Recalcati penso che in questioni di desiderio e di sesso e di amore non basta la volontà. Cioè l'errore grosso di Recalcati è pensare che basta perdonare per aggiustare i rapporti. Sicuramente aiuta, però quello che succede è che però in tutto questo lui ignora completamente l'aspetto dei desideri, cioè l'aspetto del fatto che le passioni sono passioni, non sono delle cose. Cioè lui è uno che invita la gente a sublimare, cioè c'è un aspetto ridicolo, comico dei lasciamenti. Cioè i lasciamenti sono tragici, però sono anche un po' i guai quotidiani che si appunto, non è un libro di seria sociologia, anche se è un libro serio, però è un libro anche sui nostri guai quotidiani, quindi è un libro in cui è fondamentale che ci sia molto kitsch. 7 libri con Eleutra, perché continui a pubblicare con Eleutra? Perché mi lasciano dire quello che voglio.